dopo aver colpito la Florida con una violenza senza precedenti. L'uragano Idalia si è indebolito ed è stato declassificato dalla categoria 3 alla categoria 2. Quella di tempesta tropicale. Era stato classificato di categoria 4 poco prima di diventare stato americano. Ha causato raffiche vento una velocità massima di 215 km all'ora vicino a Keaton Beach. Sulla costa nordoccidentale Big Bend. Un'area selvaggia scarsamente popolata nel Golfo Messico. Ha causato un innalzamento del livello mare fino a 5 metri. Numerosi blackout, 140.000 persone senza elettricità, migliaia di persone sono rimaste senza luce. Coinvolte dai blackout oltre 140.000 persone in 23 contee. Il presidente americano, Joe Biden, illustrerà in una conferenza stampa le misure che l'amministrazione americana ha previsto per fronteggiare il fenomeno naturale. Tra le tante immagini impressionanti pubblicate sui social, c'è anche il fenomeno del fuoco di Sant'Elmo ripreso dalla cabina di un aereo. Raffiche di vento superiori a 200 km orari. L'uragano Idalia è stato ritenuto estremamente pericoloso. Non scherzate, avrà un impatto significativo, ha detto il governatore della Florida e candidato alla Casa Bianca Ron DeSantis per mettere in guardia gli abitanti dello stato. Due delle maggiori, gli aeroporti internazionali di Tampa e Petersburg Clearwater, restano chiusi e centinaia di voli sono stati cancellati, mentre continuano a registrarsi venti superiori a 120 miglia orarie. Anche se l'uragano Idalia è stato declassato, rappresenta ancora una seria minaccia, scrive il newsito web del York Times. Le onde hanno invaso le strade e il mare ha spazzato via molte abitazioni, anche lontane dalla costa. Forti raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi e creato numerosi blackout. Problemi anche per le imbarcazioni in mare. Idalia è il terzo uragano che ha colpito la Florida in passato 12 mesi.